L'11 maggio Palazzo Lascaris ha ospitato la cerimonia di premiazione delle 14 scuole superiori del Piemonte, vincitrici del concorso, i piemontesi che fecero l'impresa, la costruzione dell'unità attraverso lo sguardo generazionale, i giovani, il territorio e l'azione politica. Gli studenti, con i loro lavori di ricerca, hanno ricostruito nella rispettiva provincia di appartenenza le biografie di 15 giovani piemontesi vissuti nell'Ottocento risorgimentale, con ampi rimandi al contesto storico del Piemonte sabaudo. Per ogni provincia sono stati premiati da 1 a 3 lavori. Al primo classificato sono stati assegnati 1.000 euro, al secondo 750, al terzo 500. Questo concorso mi ha dato la possibilità di scoprire e di investigare su realtà locali che non sono così note come lo è la storia nazionale. Sicuramente ho capito l'importanza della microstoria, della storia locale, l'importanza che ricopre nella storia generale. Mi piace dire che senza tanti personaggi come Vittorio Albertoletti o Enrico De Giuli, l'unità d'Italia non si sarebbe mai fatta. Questo concorso è stato un concorso veramente molto importante dal punto di vista mio personale e anche dal punto di vista della nostra scuola. Abbiamo deciso di analizzare questo personaggio, Roberto D'Azeglio, soprattutto perché una nostra compagna ha anche trovato delle lettere che la moglie scriveva a lui, quindi abbiamo anche analizzato anche degli aspetti proprio della vita personale di questo personaggio. Ringraziamo appunto gli insegnanti che ci hanno supportato e quindi hanno creduto soprattutto in noi, perché come già dicevamo prima, noi giovani siamo il futuro e quindi è importante che riusciamo ad esprimerci, e grazie anche a questa vincita ci sarà concesso una gita scolastica di un giorno insieme alla nostra insegnante, che ha reso possibile questa esperienza.